che passeranno quando succederà l'evento, e il sistema stocastico dice che può essere domattino fra 10.000 anni. C'è qualcuno del comune che passa con un camion avvisando di stare chiusi in casa, che non sia. Questa è l'unica situazione. Siamo, questa è la gestione dell'emergenza. Siamo tutti dotati. Il WWF, la sede di San Giorgio di Piano, ha fatto un esposto e ha documentato l'esistenza di puzza. Viene chiamata puzza, comunque in termini tecnici è getto pericoloso di cose, cioè getto di gas. Bene, questa puzza che è stata sottoscritta e trovata da parecchi cittadini che hanno documentato questo, è stata negata sistematicamente dall'USL di San Giorgio e dal Comune. Cioè non c'è. Okay. Sì, arriva fino a Schiavico. Non c'è. Arriva fino a Schiavico. Per però praticamente ci sono delle notti che sente questa puzza tremenda. Per l'essere di San Giorgio non c'è. Vorrei precisare questo, nel senso che loro hanno ricercato l'origine della puzza. Allora, piccolo interrogativo. Per ricercare un elemento chimico, bisogna prima dire che cosa vai a cercare, dopo dobbiamo pigliare lo strumento per andare a trovare. È come andare dietro. No, dovendo si trova, non sì. Lo vogliono trovare. Perfetto. Mentre adesso noi abbiamo uno strumento che supera tutti quelli tecnologicamente il naso, nel senso che il nostro naso, che è oggetto di evoluzione di milioni di anni, dice una cosa chiara a tutti, dice una cosa che mi dà fastidio, fa male. Basterebbe quello. No, poi l'odore è quello tipico di qualcosa. È stato provato anche di trovare gli elementi, ma non si può trovare. Finora quello che è stato trovato è scarico dei motori di diesel. Si può, dei motori. Si può, mi fermo qui. L'ultima cosa che volevo, contribuire sono le centrali di biomassa. Ti prego, poi facciamo altre domande. Ne abbiamo tante che facciano niente, lo sappiamo tutti, che facciano male, sì, mettono emissioni pari a 300 automobili, una fila da qui a Bentivoglio, continuamente in moto di automobili che scarta. È un errore, lo chiamiamo così, il fatto di dire che bruciare qualcosa l'equilibrio del carbonio uguale a zero, non è vero, cioè se io brucio una cosa solamente dalla combustione ho il rapporto carbonio uguale a zero, ma tutto quello che ne consegue nella produzione e tutti i cicli di raccolta non sono tali, quindi in effetti a tutti gli effetti è un inquinamento, a tutti gli effetti vengono emesse le famose micropolveri che a loro volta sono sequenze di dosi di azoto, in altre parole è un inquinamento aggiunto che si va a sommare a tutto quello che abbiamo. Voi tutti sapete, perché penso che l'internet sia usato fino a c'è questa sera, vedendo la famosa cartina della pianura padana, è la più inquinata del mondo, pare. Cioè ci siamo detti, andiamo a aggiungere questo. Ma vabbè, c'è un problema però che in genere tocca molto, cioè la filiera corta viene annullata. Con le centrali di biomasse intervengono monoculture, con tutti i problemi del caso, ma vengono annullate le coltivazioni di qualità della zona, il che si trasforma in un annullamento della filiera corta, cioè quello che è la struttura di gestione del territorio per portare le nutrizioni di qualità a noi, e si traduce in un aumento di costo della spesa, cioè quando si va a fare la spesa si paga tutto di più. Proprio perché c'è la centrale di massa, cioè la nostra spesa costa di più perché c'è la centrale. Il fatto che ci sia la centrale, inoltre, ci costa di più anche nella bolletta energetica, perché la centrale abbiamo diritto ai certificati bianchi e verdi e colori vari, tutti noi paghiamo nella bolletta energetica la centrale di massa, gliela paghiamo perché è in perdita, sono sistematicamente in perdita. Quindi tutto il vantaggio, si paga di più la spesa e si paga di più la politica energetica. Sperando che il contributo sia... Certo, grazie. Grazie. Di aggiungere due cose, perché quei temi lì sono importanti e riguardano non solo i comuni qui della Bassa Bolognese, l'Unione Reno Galliera, ma un po' tutte le basse dell'Emilia Romagna. Dei dati però li voglio riportare più politici e meno tecnici. Ha premesso il signore che lui fa un intervento da tecnico rappresentato in un comitato. Se mi ascolta solo,
Comunque di un cittadino che non vuole prendere posizioni politiche. No, no, io prendo posizioni da tempo, cioè sono un consulente tecnologico nazionale del Google. Ok, ad un'associazione, benissimo. Se invece vogliamo calare queste cose da un punto di